e Zug, benvenuti in un nuovo video. Benvenuti in una nuova reaction dedicata ad Ant-Man and the Wasp Quantumania, il terzo film di Ant-Man che uscirà a febbraio nei cinema. Come vedete siamo in stream su Twitch, abbiamo seguito insieme la grandissima partita di football americano che c'è stata tra i college americani, durante la quale hanno rilasciato alle 4:20 di mattina il nuovo trailer di Ant-Man. Ci sono anche dei poster da vedere, ovviamente il trailer non è doppiato in italiano perché l'Italia arriva sempre un po' dopo. Andiamo a vedere cosa c'è in questo trailer, speriamo modoc. Allora, questo qua è il primo trailer che avevano rilasciato qualche oretta fa per presentare, diciamo, l'arrivo del trailer. C'è anche la versione italiana sui social italiani e semplicemente si vede la città di Cronopolis, le varie astronavi di Cronopolis, Kang, Ant-Man, Wasp, Stature, molto 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 facile. Questo invece è il poster che è uscito adesso insieme al trailer, è un po' stilizzato perché appunto tipo Paul Rudd e gli altri sono un po' mezzi quasi fumettosi, un po' troppo puliti. Comunque, stessi personaggi, stesse cose, non cambia nulla, non c'è niente di nuovo in questo trailer o nulla che si possa identificare così in velocità. C'è il trailer, ora da vedere, forse ho detto poster, ho detto trailer, era un poster. Comunque, avete capito, questo è il trailer, si trova sul canale di Marvel Entertainment, abbiamo i sottotitoli inglesi tradotti in italiano. E partirò da solo? Illegale. 3, 2, 1, via. San Francisco. You're an interesting man. Scotland. You're an Avenger. Pam 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 pam. You have a daughter. But in carcere. Like me. Pam 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 pam. We can help each other with that. Bella la musica. Who are you? I'm the man who can give you the una mano. You want. Il tempo? What's that? Time. Oh. E che gli vuole offrire? La collana sonora è una delle più belle di tutte. And shatter timelines. You cannot trust him. Wow. I don't care who this guy is. I just lost so much. Vuole godersi l'infanzia della bambina. Senti che mina sta colonna sonora, che cazzo la compone? Kang Dynasty. You may not want her to watch this. We had a deal. Era Modok. You thought you could win. Lo uccide. I don't have to win. We both just have to lose. Se muore impazzisco. Ho i brividi. Bello, mi ha gasato un botto. Sarò onesto, ho avuto più brividi con questo che con Guardiani della Galassia. Perché Guardiani della Galassia è una storia di famiglia. Questa, a parte che c'è la faccia spostata, forse un attimo un errore, però è proprio una guerra. E poi è il primo assaggio di Kang. Veramente incazzato. Fatemi rivedere Modok. Ridatemi Modok. Dov'era? Era qui? Era lì? Era qui? Era qui? Era... Fico. È valsa la pena essere rimasti svegli fino a... alle 4:22. C'era un altro Modok? Mi dite a 0:57? Ah! No, non penso che sia un altro. Credo che sia lo stesso. Ma forse qui diventa in modalità battaglia, capito? Si mette la maschera dorata. Io credo che sia esattamente lo stesso. Cioè, vabbè, avevo visto tutto il film. Vero, vero, vero. Però mi è piaciuto. Mi piace qua comunque Kang è tutto. Cioè, nonostante tutto, Ant-Man gli fa culo.
perché è tutto insanguinato, gli manca un pezzo di tuta. Bello. Qua incazzatissimo, lo distrugge. E l'idea che lui possa morire, in verità, a me mezzo intriga. Il fatto che Ant-Man possa morire alla fine di tutto. E Kang riesce a scappare dal regno quantico. E così parte Avengers 5. Interessante, interessante, interessante. Molto, molto interessante. Chiaramente nei prossimi giorni, magari direttamente domani o oggi, dipende da quando guardate questo video, potrebbe arrivare, cioè arriverà sicuramente l'analisi, però non so effettivamente quando. C'è tanta roba figa. Vi ricordo comunque che c'è già l'analisi del primo trailer. Non credo usciranno altri trailer, usciranno semplicemente magari delle clippette da qua al prossimo mesetto in cui uscirà il film. Tanta roba, fico. Figo da vedere, assolutamente. Fatemi sapere cosa ne pensate, ma soprattutto non ci vediamo sempre tra le stelle. Scatush!